piano introduttivo. Recording is on. Ok, perfetto, abbiamo il collegamento. Buongiorno a tutti, io sono Sergio Trevisani e per il progetto che presenteremo mi sono occupato di svolgere attività di, come si dice nel gergo comunitario, di local project manager, ovvero sia mi sono occupato di far organizzare, gestire e svolgere tutte le attività legate al progetto che presenterò. Il progetto che presento si chiama Arca Adriatica, è un progetto finanziato da un fondo comunitario che si chiama Interreg Italia-Croazia, e quindi questo già ci fa capire che noi abbiamo avuto un partenariato composto sia da città e organizzazioni italiane che da città e organizzazioni croate. Il progetto termina il 31 di dicembre, quindi abbiamo fatto un'attività che è durata 3 anni, e questo progetto appunto è stato messo insieme da una serie di partner che sono la Contea di Fiume e il Comune di Rovigno e il Comune di Tkon in Croazia, e i comuni di Cesenatica, Cervia e Tricase in Italia, e l'Università Ca' Foscari di Venezia, oltre ovviamente a noi. Arca Adriatica aveva come obiettivo specifico quello di raggiungere un livello di sviluppo economico e territoriale sostenibile, sfruttando le potenzialità dei beni culturali e naturali che queste città che vi ho appena elencato rappresentano. È stata dedicata particolare attenzione alla valorizzazione e alla conservazione di un patrimonio culturale principalmente marittimo di queste città, perché per certi versi negli anni era stata in qualche, diciamo, sottenuta in secondo piano, e l'impegno nostro era quello appunto di metterla in maggiore evidenza. E quindi per poter fare questo abbiamo coniugato gli aspetti culturali, gli aspetti sociali e ambientali, e messi insieme in un'idea che creasse un sistema, un piccolo sistema turistico diverso, quello diciamo esperienziale, tematico se vogliamo, e perché cogliamo, oltre che l'occasione per valorizzare le nostre bellezze, anche quello di accogliere un nuovo trend turistico, che è quello appunto del turismo tematico, che è un turismo dove che accoglie una nuova generazione di turisti, dei turisti che comunque puntano a fare la loro attività turistica in periodi possibilmente fuori dalle stagioni balneari, fuori dalle stagioni estive, quindi lavorando sulle basse stagioni, e soprattutto andando a cogliere quegli aspetti determinanti che sono appunto quelli che caratterizzano i territori. Ovviamente il progetto europeo guardava al mare Adriatico, sia nella sponda est che nella sponda ovest, e conseguentemente la città di San Benedetto ha su questo avuto un ruolo determinante, oltre per il fatto di avere tutto quello che abbiamo descritto, cioè rilevanze ambientali, cioè emergenze ambientali, emergenze culturali, e soprattutto perché San Benedetto permette, lungo la costa adriatica occidentale, di avere tutta quella serie di servizi turistici che sono determinanti per completare, per chiudere il cerchio di quello che il turista di nuova generazione vuole sia conoscere posti nuovi, ma vuole anche poter usufruire di quei servizi che sono determinanti. Quali sono state, diciamo, le punte più significative di questo progetto? Sostanzialmente sono state 3. La prima sicuramente è quella di aver organizzato, riunito un cosiddetto centro di eccellenza, che è diventato una sorta di tavolo permanente composto da soggetti pubblici e privati del nostro territorio, per definire delle strategie che ci portassero a coagulare attraverso pacchetti turistici, appunto, come ripeto, di turismo sostenibile, quello che rappresenta la città e quello che può rappresentare a livello turistico. Hanno aderito a questa iniziativa 20 organizzazioni che hanno partecipato regolarmente a più di 6 tavoli e in queste occasioni, dall'inizio, quando ci siamo presentati con questo progetto, fino alla fine, abbiamo composto una serie di pacchetti turistici. Sottolineo questo aspetto perché è stato veramente un momento faticoso, perché abbiamo purtroppo beccato in questi tavoli, la maggior parte dei tavoli l'abbiamo fatti in videoconferenza, quindi a distanza. È stato un lavoro laborioso, però è stato un lavoro proficuo, perché
alla fine ci siamo trovati che una grossa parte delle organizzazioni che hanno partecipato al tavolo d'eccellenza si sono ritrovate e si sono costituite in maniera informale e volontaria in una organizzazione che hanno chiamato EAT, E-A-T, che è praticamente l'acronimo di Excellent Adriatic Tourism, e da questo gruppo sono venute una serie di iniziative e verranno molte iniziative che sono quelle di avere pacchetti turistici da sfruttare tutto l'anno. Io so già che ci sono delle indicazioni su dei pacchetti turistici per cui dei tour operator internazionali italiani già si sono interessate e già ci sono anche delle prenotazioni per la prossima primavera, perché questo potrebbe essere un, come dire, un lancio di una nuova formula di turismo, lo ripeto, e che può essere quella che ci organizzerà per il futuro, speriamo, soprattutto, come dire, superando questo momento di crisi sanitaria. L'altro elemento, diciamo, al vertice di questo progetto sicuramente sono state le ristrutturazioni di due lancette degli anni 30. Una è stata la ristrutturazione di una è stata anche focalizzata al fatto che potesse essere restaurata ai fini di poterla, di poterne fruire, cioè che possa essere la barca in realtà è navigante e quindi entrerà nel pacchetto turistico, perché questa barca, grazie all'apporto della Lega Navale di San Benedetto del Tronto, navigherà sulla nostra costa e i turisti in un pacchetto turistico appunto coordinato potranno guardarla navigare e conoscere a distanza anche le tecniche di navigazione di queste barche antiche. L'altra barca invece, che non aveva le caratteristiche per renderla navigabile, è oggi ospite del Museo della Civiltà Marinara. Infine ci siamo molto concentrati anche sull'aspetto di curare, attraverso immagini, quindi con dei piccoli documentari, vari aspetti che erano legati alla nostra tradizione, ma anche con scegliendo dei video che facessero riferimento a momenti specifici della nostra tradizione. Ad esempio, abbiamo cominciato con un video che raccontava la nuova riorganizzazione del Museo Ittico di San Benedetto del Tronto. Poi siamo andati avanti anche raccontando eventi come l'inaugurazione del monumento alla pesca oceanica per ricordare la data di San Biagio, che è il protettore dei funai e dei retari, un video che si chiamava Votaci, molto evocativo proprio di quello che era la tradizione sammettese su questo aspetto, e via via altri video che poi, tra l'altro, è proprio nel periodo del progetto è capitato che c'era anche la commemorazione, seppur fatta con un anno di ritardo, del tragico evento del naufragio della motopesca Rodi, e siamo andati avanti anche con altri video. Noi abbiamo messo nella chat un link che appunto è una sorta di raccolta di tutti questi video che abbiamo fatto, per chi avrà modo, magari perché lavora su streaming, di poterlo caricare, vi invitiamo a farlo. Dopodiché abbiamo caricato un altro video invece, che è quello riferito a un'attività che abbiamo portato avanti recentemente, che era un modo per fare comunque turismo, per fare turismo tematico utilizzando una tecnica americana che è quella del geocaching, una sorta di caccia al tesoro culturale di San Benedetto del Tronto. Però magari lascio spazio magari anche all'assessore Campanelli, che l'ha seguita in prima persona, di parlare anche di questo aspetto qui. Io per il momento mi fermo, ovviamente era un'introduzione doverosa, e in sequenza lascio la parola all'assessore alla cultura Lina Lazzari per ovviamente dirci qualcosa da un punto di vista culturale, e successivamente all'assessore al turismo Cinzia Campanelli, per poi magari alla fine riprendere la parola io e rispondere se ci sono altre domande che verranno dai presenti a questa videoconferenza. Grazie. Invito quindi l'assessore Lazzari a accendere il microfono, io nel frattempo silenzio il mio. Buongiorno a tutti, mi sentite? Benissimo, buongiorno. Posso aggiungere a quanto ha detto già ampiamente Sergio una piccola ma doverosa riflessione. Partirei dalla cultura proprio, e se per cultura noi intendiamo, come in effetti è, il linguaggio di un territorio, di un popolo,
L'elemento identitario del nostro popolo e della nostra cultura è proprio il mare. È il motivo ricorrente che ha tenuto insieme questo territorio, coniugando l'attività umana con l'ambiente marino. E il rapporto fra uomo e mare nel corso degli anni, nel corso del tempo, si è diciamo, raccontato attraverso diverse variabili, dalla natura alla storia, all'economia e perché no, come diceva Sergio, al turismo. Quindi quando noi parliamo di mare, parliamo di una comunità che si è sviluppata proprio grazie a questo. Se impariamo a leggere il nostro territorio, capiamo come un po' tutta la città abbracci il porto e da esso ne è abbracciato. Dobbiamo solo imparare anche attraverso questo progetto, ma non solo attraverso questo progetto, a leggere, a capire, a riconoscere i segni di quella che è stata la nostra storia. E quali sono questi segni? Questi segni ci sono presenti e sono le nostre barche, il nostro mercato ittico, il museo del mare, lo sviluppo proprio urbanistico della nostra città. Sono i segni che troviamo presso il Paese Alto, sono per esempio la sentina che va valorizzata ancora di più, va usata in termini positivi, ovviamente, non abusata, solo usata. Quindi la nostra città ha la capacità di presentare, di accogliere chi arriva nel nostro territorio con un museo che non è al chiuso, è un museo diffuso, è un museo all'aperto. Dobbiamo imparare a vendere questo nostro prodotto ed è molto importante a questo proposito creare una sinergia, una rete con tutti gli attori che lavorano per la promozione del nostro territorio. Questo è un elemento importantissimo, questo di fare rete. Perché nel nostro territorio ci sono molti attori, perché anche la gastronomia, ecco, non mi veniva, mi sono inciampata col termine, l'enogastronomia è cultura, anche il turismo è cultura. E oggi, quando noi impariamo a vendere i pacchetti turistici, dobbiamo sapere che ci riferiamo a un'utenza diversa, che non si accontenta più di stare al mare 7 giorni e solo nei mesi estivi, ma che ama muoversi, ama conoscere, ama capire. E noi tutto questo veramente glielo possiamo offrire. Se ci sono delle domande, sono qui disponibilissima. Assessore, scusi un attimo. Allora, facciamo così, magari le domande se ci sono le portiamo alla fine, se non le dispiace. Io farei intanto intervenire l'assessore Campanelli, così chiudiamo, diciamo, questa prima parte di presentazione. Poi ovviamente alla stampa presente, se vuol fare delle domande, ben vengano a tutti noi che stiamo parlando e quindi a questo punto passo la parola all'assessore Campanelli. Sei silenziato, assessore, non è, devi collegare il microfono. E io perché da qua faccio fatica a farlo, ci provo, no, non riesco, non posso farlo. Comunque c'è una sulla barra. Eccomi, ci Perfetto, sono? grazie.
grazie molto. Okay. Adesso è entrato anche un'altra persona, la salutiamo. Ok. Allora, buongiorno a tutti e a tutti voi. E già, insomma, questo bel progetto è stato abbondantemente spiegato, diciamo, da Sergio Trevisani e anche dalla mia collega Lina Lazzari, ed è un bellissimo progetto a mio avviso, perché questa nostra bellissima città è sempre considerata, diciamo, dal punto di vista di un turismo balneare, ecco, e quindi invece ha delle potenzialità turistiche. Io le chiamo turistiche perché è il mio ambito specifico, e ha delle potenzialità turistiche incredibili, e che anche per me, che insomma ci vivo, a volte più di tanto magari spesso non le ho considerate, ecco. E quindi questo progetto, insomma, vuole promuovere tutto il nostro patrimonio, tutta la ricchezza che ha San Benedetto, che appunto non è soltanto quella balneare, ma è anche culturale, gastronomica, e anche quella ricchezza, insomma, di luoghi di interesse. E io in prima persona ho vissuto, diciamo, ho fatto esperienza di questo, diciamo, tra virgolette, pacchetto che poi la IT andrà a promuovere sul mercato turistico. È un pacchetto studiato per questa fattispecie per un fine settimana, un venerdì, sabato e domenica, in cui si fa il giro della città. E è possibile, sicuramente, cioè il tempo, diciamo, la stagione prevista, ideale sarebbe, diciamo, tra primavera e anche autunno, quindi quello che diciamo sempre di destagionalizzare sarebbe, insomma, considerato al massimo in questa proposta turistica. E praticamente nei due giorni in cui ho fatto esperienza di questo pacchetto, insomma, è stato bello, perché poi il tutto è accaduto in bicicletta, quindi in modo sostenibile dal punto di vista ecologico. E insomma, siamo partiti da Piazza Giorgini in bicicletta, tutto organizzato dal tour operator, e biciclette, insomma, prenotate. Siamo partiti da Piazza Giorgini, siamo arrivati al Torrione, c'è stata la visita del Torrione internamente sulla piazza, e poi da lì, come diceva Sergio, con il, diciamo, con un approccio nuovo del geocaching, nel quale praticamente consiste nello scaricare un'applicazione diciamo, svela i punti di interesse, e praticamente da lì, insomma, di volta in volta, visitato un luogo, si genera l'indizio per accedere al punto di interesse successivo. E quindi, insomma, con questo sistema interessante, anche, diciamo, molto innovativo, abbiamo da lì, dal Torrione, visita del Torrione, piazza Vice Piacentini, siamo riscesi sempre in bicicletta con delle tappe, ci siamo fermati a pranzo in un chalet caratteristico con, insomma, cibi sanbenedettesi caratteristici, e poi pomeriggio ci siamo recati alla Riserva Sentina, e anche lì è stata un'esperienza stupenda, insomma, un sabato pomeriggio visitare questa riserva con la guida che ci ha spiegato tutto, cioè io l'ho rigustata, cioè proprio ho rigustato con questo sistema, ho rigustato la mia città. E quindi, ecco, spero che sia, insomma, questo pacchetto sia introdotto, vabbè, verrà introdotto sul mercato turistico e abbia, insomma, un successo, insomma, abbia successo, perché è bello, una bella idea, un bel progetto. E io, per esempio, come famiglia, cioè io ho dei figli, cioè se volessi fare
diciamo, un fine settimana da qualche parte rilassante, tranquillo, in cui insomma vivere 3 giorni, 2 o 3 giorni in modo, diciamo, naturale, spensierato, potrebbe essere un'idea, insomma, bella, bella, un bel viaggio, un bel weekend, ecco. Grazie assessore, e se ci sono delle domande a noi, ovviamente che ci siamo, siamo intervenuti fino ad ora. Da parte mia no, a posto così. Allora, non so, che non so se io intanto saluto, perché se è arrivato, diciamo, quando già avevamo cominciato, saluto Pietro Luca Dei di mascalzone.it, così leggo da qui, buongiorno, segnalando appunto che stiamo registrando questa conferenza stampa, quindi la manderemo attraverso i canali tradizionali seguiti dal nostro ufficio stampa, manderemo appunto questa registrazione, quindi se volete anche riascoltarla. Ribadisco che i due video sono stati inseriti nella nostra chat e quindi vi do modo di poterli recuperare e scaricare. E io volevo, a questo punto mi sembra che sia opportuno concludere questa conferenza stampa. Chiedo a tutti i partecipanti, se è possibile, di accendere il vostro video in maniera tale da poter fare uno screenshot di questa conferenza stampa che va a completare, diciamo, i documenti di reportistica che nei progetti europei sono tanto tanto cari, purtroppo dobbiamo fare questa cosa qui. Vediamo un attimo, ecco, Clementi si è acceso, Alessandra Clementi non ho capito se è presente o meno. Sì, benissimo. Allora, io concludo, intanto se vogliamo, invito Leona Gela a fare lo screenshot, e volevo concludere in questa maniera, ringraziando tutte le persone che in questi 3 anni hanno lavorato con me in questo progetto, che sono Anna Marinangeli, responsabile del servizio cultura, Giuseppe Merlini dell'archivio storico, Mauro Alfonsi, collaboratore all'interno del servizio cultura e turismo per la parte turismo, ovviamente Leona Gela, che con me ha lavorato per 3 anni su questo progetto e ad altri progetti Telecroazia. Eugenio Anchini, che oggi non è presente, ma che è stato, diciamo, l'elemento di collegamento, è stato il cosiddetto communication manager di questo progetto, e il professor Guido Capanna Piscè dell'Università di Urbino, che ci ha dato una mano per quanto riguarda il piano di marketing. A questi aggiungo, del gruppo che, diciamo, lo zoccolo duro di IT, chiamiamolo così, che sono Agnese Finoglia e Federica Mascetti, e Franco Aricò, che ha lavorato con noi molto intensamente e che fa parte della Lega Navale Italiana, ma ha collaborato appunto nel gruppo di IT. I video che vedete sono tutti i video che avete visto in questi 3 anni, e quelli che vi abbiamo appena linkato sono stati prodotti da quei due geniacci di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, che ci hanno accompagnato in questo lunghissimo viaggio e che non finirò mai di ringraziare, perché probabilmente in questa epoca di social media la produzione video è quella che rimane più elementi, che è più facile anche da poter consultare e verificare per creare quei pacchetti turistici che siano anche più interessanti, anche più suadenti, passatemi questo termine. Se non ci sono altri interventi, da parte mia, auguro a tutti un buon fine anno e un ottimo anno nuovo, e sperando di poterci incontrare raccontando nuovi progetti europei che porteremo nel campo in generale per questa amministrazione, ma nel campo turistico e culturale nello specifico. Grazie a voi e buona giornata. Auguri a tutti, buon anno. Altrettanto. Auguri. Grazie mille, buon anno, auguri. Grazie. Tanti auguri a tutti. Lasciamo ancora qualche minuto la possibilità di scaricare i video dalla chat, che trovate appunto nel fumettino che c'è qui in basso, una specie di cosa a fumetto. Da lì si può scaricare e recuperare nel caso voleste, penso alle testate online. Grazie ancora. Lasciamo ancora un po' acceso il progetto.